ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Kino e oggi vi mostrerò l'utilizzo delle trappole verdi, azzurre, grigie e anche oro a livello basso, diciamo. Comunque tutte quelle senza perk, tutte quelle che la città, la mappa ci offre. Se arriviamo a Montespago e facciamo gli accampamenti al 100, può essere che comunque qualche accampamento come ricompensa ci dia trappole verdi, grigie, azzurre. Tutti noi sappiamo che ovviamente utilizzarle è pressoché inutile, cioè praticamente è meglio usare le nostre, anzi è più soddisfacente tirarsi su un progetto e poi vederlo all'opera tramite le varie missioni, le varie difese scudo, diciamo. Ecco, in questo video voglio mostrarvi la differenza tra il riciclare una trappola, come vedete, e il semplice distruggerlo per appunto riciclare nuovamente i materiali. C'è un'enorme, enorme differenza tra entrambi, nel senso che se noi a riciclare la trappola così, sì, è molto più comodo, ma ci ridà pochi materiali a confronto di quando lo andiamo a rimettere, per esempio, su muro. Guardate, raga, allora, se io in questo muro vado a metterci questa trappola a gas al 101, aspettate, prima di metterla vi faccio vedere, se la ricicliamo ci dà 2 erbe fibrose, 4 viti e bulloni e basta, semplicemente questo. Se noi invece, ok, andiamo a mettere la trappola sul soffitto, guardate a sinistra quando la vado a spaccare cosa mi ridà. Ossidata, 6 erbe fibrose e 10 viti bulloni, compresa la pancetta. Adesso non mi entra perché sono pieno nello zaino, però credo di aver reso bene il concetto di quello che volevo dirvi, no? Innanzitutto create un passaggio e mettete tutte le trappole che vi capitano. Piano piano le ampliate, magari usate, tipo io ho usato tavolaccia perché so che non mi servirà a nulla praticamente. È l'unica mappa che ho libera, a differenza di Pietralegno, anche lì ce l'ho bella occupata. Qua la userò tutta per queste cose qua, ci metterò tutte le trappole che trovo in giro. E che ne so, magari quando uno di voi avrà bisogno di un po' di risorse, entro qua, spacco questo, spacco l'altro e mi rifaccio un po' di risorse. Perché ricordiamo che è meglio tenere queste trappole qua, appunto, piuttosto che le risorse nello zaino, qualora ci servissero un domani, diciamo, no? Quindi noi continuiamo a riempire il nostro bel tunnel con tutte le trappole possibili. State attenti a non mettere le vostre trappole percate, perché quelle sarebbe veramente uno spreco in quel caso. Tutto, raga, qualsiasi cosa volete, mettetecela. Continuiamo a creare spazi. È anche divertente, no? Per passare quei 5 minuti ogni tanto. Ce le buttiamo qua, magari creiamo pure qualcosa di carino, che ne so, tutte le pedane curative da un lato, le gas da un altro, facciamo anche qualcosa di elegante. Adesso io per questo video ovviamente ho montato un po' tutto a caso per farvi vedere. E che dite, andiamo a spaccare tutto insieme e vediamo cosa ci dà? Siete curiosi, raga? Prima di spaccare tutto, raga, avete ragione, mi stavo dimenticando. Vi faccio vedere di che livello sono, ovviamente le ho messe tutte a caso, cioè non sono stato a guardare il livello, materiali, no, materiale 2 stelle non lo voglio, è meglio 4 stelle. Ho messo un po' di tutto, giusto per darvi un'idea. Adesso vedremo insieme quando spacco tutto. Non ho messo trappole mie, non me ne è sfuggita neanche una. Ho controllato e ricontrollato, raga, c'è ancora qualche tetto libero, però mi sono sbizzarrito un po'. In questi giorni ho ottenuto tutte le trappole che mi capitavano, diciamo, in questi giorni, in queste ultime partite. Un paio di missioni di accampamenti. Ok, raga, siete pronti? Ho 15 posti liberi nello zaino. Vi prego di guardare in alto a sinistra, cioè a sinistra dello schermo, tutti i materiali che mi entreranno. Farò un replay in rallenti. Non ho capito perché me l'ha droppata tutta in terra la roba, raga. Non ho capito perché me l'ha droppata tutta in terra. Ho 216 posti ora, quindi qualcosa me l'ha messo nello zaino, non capisco cosa, e non capisco cosa non mi abbia messo. Probabilmente c'è troppa roba e quindi non ti butta più tutto nello zaino, ma ti tiene, ti fa scegliere, quindi tu da qua in terra scegli poi cosa ti serve. Questa è ancora un'ottima cosa, perché così non devo stare ogni volta andare nello zaino. Per esempio, ok, lo spago montano me lo posso pigliare, il quarzo, 143 viti me le posso prendere, la polvere nero carbone, le erbe fibrose, raga, soprattutto le erbe fibrose, le assi mi servono tantissimo, il nastro pure, le lucide. Queste ve le potrei regalare a qualcuno di voi, magari servirebbero a voi, per oggi le buttiamo. Il minerale grezzo che lo sto per finire. Prendiamo un po' di tutto, raga.
E queste cose, vabbè, che facciamo? Le lasciamo giù, le pigliamo tutto. Questo era il mio video di oggi, io spero che il concetto sia abbastanza chiaro. Mi raccomando, non riciclate più le trappole, buttatele in uno scudo che non vi serve, accumulate tantissimo, raga. Magari quando avrete tutto accumulato e mi chiamate a me e mi mandate un sussurro e mi dite: Kino, ho tutto accumulato, vieni qua che tiriamo una picconata. Registriamo la clip e magari faremo anche un bel video carino con tutte le cose distrutte di questo genere qua. Può essere molto soddisfacente, ho in mente una bella cosa da fare. Vabbè, per il video di oggi comunque era tutto, raga, spero che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo con il prossimo episodio. Bella bella!